Benvenuti e grazie come sempre di aver accettato il nostro invito. Oggi siamo a presentare una nuova partnership, ma nuova tra virgolette, perché è un rinnovamento di una partnership che già era aveva preso corpo nella passata stagione sul pantaloncino del Pisa, sulla divisa ufficiale comunque del Pisa nel pantaloncino. Quest'anno invece per tutto il girone di ritorno SEAC, che vedete già sulla nostra grafica, torna sulla divisa ufficiale ma torna in veste di co-sponsor. Nella conferenza stampa che andremo a vivere insieme abbiamo qua il presidente Giuseppe Corrado e poi i nostri graditissimi ospiti che sono poi i titolari di SEAC, sono l'ingegnere Alessio Ascione e l'ingegnere Fabio Calarca, che Calarca, poi tanto metteremo anche sul nostro, esatto, sul nostro sito troverete tutte le indicazioni. Io lascerei la parola ai nostri protagonisti della conferenza, poi dopo per le vostre domande in coda, come mi raccomando sempre, se ci sono domande extra ne lasciamo una per testata a Nazione, una a Tirreno, extra conferenza per il Presidente, però mi raccomando in fondo per una questione proprio di struttura della conferenza. Presidente, a lei la parola per introdurre. Allora, buongiorno, grazie innanzitutto ai nostri ospiti che sono protagonisti oggi di questa conferenza stampa, come presidente del Pisa e quindi come ospite che fa gli onori di casa, credo che l'espressione massima è quella dell'orgoglio, perché ogni volta che noi abbiamo uno sponsor che si ripropone o che si presenta per la prima volta abbiamo capito di aver fatto qualcosa di importante. Se poi questo sponsor va oltre il nostro territorio e arriva è un investimento che arriva da più lontano, sta a significare che la realtà del Pisa sta rappresentando qualcosa di importante a livello nazionale. È un anno particolarmente importante per quanto riguarda la parte, direi, di sponsorizzazione, di raccolta pubblicitaria. Questa è una società che credo abbia saputo costruire valore attraverso il proprio brand, attraverso le opportunità che ha saputo di volta in volta cogliere e distribuire ai propri partner. Noi abbiamo sempre detto che la nostra missione è certamente una missione sportiva, perché una società di calcio ha nella squadra di calcio, nei risultati sportivi, uno dei riferimenti di upgrading della propria audience, ma sicuramente il lavoro sul brand, sul marchio, sulle proposte, sulle opzioni rappresentano quello che noi dobbiamo fare per garantire che l'investimento dei nostri partner sia un investimento non a fondo perduto, non un contributo, ma sia una cosa che deve avere un ritorno economico. È chiaro che usciamo da una stagione particolarmente positiva. I dati che ci sono arrivati dalla Lega parlano di 80 milioni di spettatori che si sono collegati alle reti che hanno trasmesso le partite di Serie B. In questa audience una quota di mercato tra le più importanti, nelle prime tre posizioni, è proprio ricoperta dal Pisa Calcio. Chiaramente siamo reduci da una stagione in cui siamo stati protagonisti dall'inizio alla fine. Abbiamo iniziato una stagione dove abbiamo avuto una piccola crisi di assestamento, che può succedere sovente a chi fallisce l'obiettivo prioritario per una sfumatura. Noi non abbiamo avuto il corto muso per riuscire a metterlo il corto muso davanti. Però oggi siamo di nuovo ritornati a essere protagonisti, e credo che negli ultimi due mesi si parli di Pisa come di nuovo di un fenomeno di risultati sportivi. È chiaro che la partecipazione di DAZN, Sky, che rappresenta la nostra TV ufficiale, perché praticamente la Serie B è il prodotto calcistico nazionale di Sky, rappresenta per chi ha scelto di entrare sulla maglia della squadra una garanzia assoluta. Noi siamo convinti che proseguiremo su una strada di costruzione di valore per noi, ma per i nostri sponsor.
I risultati dell'anno, e qui mi compiaccio con Marco Aceto che è il nostro direttore commerciale, sono straordinari. Qualche anno fa si parlava del milione di euro come un obiettivo, un target da poter raggiungere attraverso la raccolta pubblicitaria. Oggi abbiamo superato i 2 milioni da qualche settimana e quindi abbiamo ottenuto veramente un riferimento, un record storico. Purtroppo abbiamo dei limiti, i limiti che sono dovuti a uno stadio che oltre a questo non può dare. Abbiamo dei limiti che l'ultimo spazio che era disponibile l'avete preso voi e non c'è più niente. Abbiamo dei limiti che i LED sono stati tutti quanti venduti e ci inventiamo ogni giorno qualche costruzione di prodotto che ci accompagnerà nei prossimi 2-3 mesi per dare l'opportunità a qualcuno. Per la prima volta quest'anno mi capita di avere di ricevere personalmente telefonate da aziende anche importanti che vorrebbero venire a discutere perché abbiamo visto che si potrebbero creare valori. Io ho detto va bene, vediamoci, così da giugno possiamo costruire qualcosa, perché oggi non abbiamo assolutamente la possibilità di raccogliere altro. Quindi questo è un fatto che non succede normalmente, che succede alle società che credo hanno lavorato bene, che succede alle organizzazioni che hanno lavorato bene, per cui abbiamo e stiamo lavorando per costruire ancora qualcosa per i nostri partner o per potenziali partner che vorrebbero far parte della nostra famiglia, ma ahimè, notizia positiva per certi versi e non positiva per altri, quello che c'era ed era possibile proporre è stato fatto, ha avuto adesioni molto lusinghiere, l'ultimo spazio disponibile era corretto che fosse assegnato a chi già aveva dato fiducia al Pisa e più che mai noi siamo orgogliosi che un brand come SEAC che viene da fuori del territorio possa pensare al Pisa per sviluppare giri di affare anche sul territorio, e ci auspichiamo di creare con voi opportunità nuove che creino valore per noi, per voi, e di riuscire finalmente anche il prossimo anno ad avere anche più cose da vendere, perché oggi quello che c'era da vendere, ahimè, l'abbiamo già venduto. Grazie Presidente, lascio la parola ai nostri ospiti, Alessia Ascione e Fabio Calarca, prego anche a voi per un saluto e anche un'introduzione alla nostra conferenza. Allora, buongiorno a tutti, ringraziamo intanto il Presidente Corrado, insomma, e tutto lo staff del Pisa per averci dato insomma l'opportunità di poter essere anche quest'anno all'interno di questa bella realtà che è il Pisa Calcio, che come ha detto bene il Presidente raccoglie attorno a sé sicuramente tanti spettatori, tanti tifosi, tante persone affezionate al Pisa Calcio. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno molto importante per il Pisa, insomma, quindi ci ha fatto piacere incominciare ad essere partner di questo settore, di questa società. Naturalmente, così come sapete un po' tutti meglio di me, insomma, nel mondo del calcio le squadre vincenti si costruiscono piano piano e soprattutto si costruiscono dalle fondamenta, quindi sicuramente la crescita è graduale. La crescita graduale porta comunque anche noi di SEAC ad aver intrapreso un obiettivo, un investimento, un progetto, e questo progetto quindi anche quest'anno abbiamo voluto rinnovarlo. Ci è stata data la possibilità, e quindi ringraziamo sempre il Pisa di essere saliti un gradino in più, no? rispetto a prima, essere presenti sicuramente sulla maglia è molto importante. Crediamo tanto nella regione toscana, come crediamo tanto nel Pisa Calcio e tutto ciò che ci sta attorno. Quindi sicuramente la nostra presenza è un motivo di orgoglio. Veniamo dalle origini dell'azienda, come sicuramente sapete, come ha anticipato il Presidente, sono presenti l'azienda. Ecco, sono un po' più lontane. Noi siamo, diciamo, l'azienda viene principalmente, nasce in Sicilia,
ci occupiamo di efficientamento energetico a 360 gradi. L'obiettivo insomma è quello di andare ad efficientare sia le abitazioni domestiche sia le imprese, le aziende, al fine insomma di ridurre questi fantomatici insomma costi di energia elettrica e gas, quindi attraverso interventi di realizzazione di mai come oggi attuale, ecco, problema mai come oggi giustamente attuale, quindi cerchiamo insomma la nostra quotidianità di portare quelle strutture, quelle innovazioni, ecco, che permettano di poter azzerare o comunque abbattere i costi di energia elettrica e gas attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, sistemi a pompa di calore ad alta efficienza e sistemi solari termici che permettono giustamente di produrre acqua calda sanitaria. Ecco, questo è un po' tutto quello che facciamo. Facciamo anche parte di progetti sempre che fanno parte dell'energia, SEC Energia, insomma è una costola della SEAC che permette anche di poter dare energia rinnovabile a servizio dei cittadini, quindi ha sicuramente progetti e tariffe sicuramente molto, molto interessanti. Questo è un po' il meccanismo e tutto quello che ci sta attorno a SEAC. Siamo presenti un po' su 14 regioni a livello nazionale, quindi diciamo che siamo partiti dalla regione siciliana, però contestualmente ci siamo portati avanti un po' su quasi tutto il territorio nazionale. Abbiamo una sede qui a Ponzacco, diciamo diretta dal nostro, da una conoscenza comune, Fabio Taccola, che sicuramente insomma dà tanto all'azienda sul territorio e quindi noi vogliamo continuare a spingere. Dopodiché passerei la parola al mio socio, l'ingegnere Calarca, quindi ribadendo che grazie di essere qui, però reputiamo opportuno che squadra vincente non si cambia, quindi grazie ancora. Grazie Alessio, grazie Presidente, grazie a tutto lo staff del Pisa Calcio. Molti mi chiedono come mai SEAC, una giovane realtà che è presente un po' in tutta Italia, abbia scelto di fare questo investimento. Adesso mi sentite meglio? Sì, basso, allora, molti dicevo mi chiedono perché una realtà giovane che è presente in tutta Italia con diverse sedi, abbiamo 14 sedi nel territorio italiano, avesse deciso di investire e puntare principalmente sul Pisa come forma di investimento e soprattutto anche di marketing un po' su tutto il territorio nazionale. Sicuramente l'idea nasce dal nostro direttore regionale Fabio Taccola, che è vicino a questo brand, ma nasce soprattutto da quello che abbiamo visto, che abbiamo notato, che secondo me è una delle principali caratteristiche che vi contraddistingue rispetto anche ad altri club, che anche Fabio scherzando mi diceva qui a Pisa c'è l'ottava meraviglia del mondo che è la nostra tifoseria. E allora magari qualche giorno mi ha fatto vedere un po' qualche partita del Pisa che io non avevo mai visto neanche in TV, perché ho forse la pecca di non essere un appassionato di calcio, però sono rimasto entusiasta e anche diciamo molto basito dell'entusiasmo, dell'amore, dell'energia, della passione che questa tifoseria mostrava in ogni secondo della partita, in ogni minuto e soprattutto in ogni evento. Allora da lì è nata un po' l'idea di fare questo investimento. Come diceva lei Presidente, non è stato fatto nulla di nessuna diciamo attività economica di beneficenza, ma siamo come il Pisa Calcio, anche noi siamo un'azienda che fa le cose soprattutto anche per un ritorno, e abbiamo visto che il ritorno d'immagine che abbiamo avuto grazie a voi, grazie al Pisa, è stato veramente incredibile. Noi in tutte le riunioni, tutte anche la quotidianità che SEAC vive nel territorio non solo della Toscana ma anche in altre regioni, capita spesso dire: ah, voi siete quelli che avete sponsorizzato il Pisa nel pantaloncino, vi abbiamo visto, e tra l'altro pensiamo di aver portato anche un po' di fortuna, perché nella stagione passata il momento top di Lucca, che è stato pubblicizzato in tutte le prime pagine della Gazzetta dello Sport eccetera eccetera, vedeva il nostro pantaloncino
o meglio il pantaloncino del Pisa con il nostro logo SEAC. Quindi il nostro augurio è che anche quest'anno, portando SEAC nella maglia, quindi aumentando il nostro budget su questa sponsorizzazione, possa essere anche un augurio, un auspicio principalmente per aumentare la fortuna che vuoi o non vuoi è stata data un po' nella precedente stagione. Noi ci siamo, penso che ci saremo se questo meraviglioso club ci dà la possibilità anche per eventuali altri anni, perché è importante creare sinergie che abbiano soprattutto valore sociale e valore umano, perché tutto quello che si fa nella vita, anche il mondo aziendale, il mondo delle partnership, non è solo per business, per marketing o per immagine, ma soprattutto quello che porta avanti gli uomini è l'energia, la simpatia e soprattutto le emozioni che si possono generare, e secondo me le emozioni che il Pisa sta generando all'interno del campo sono uniche e vanno sicuramente guardate con rispetto e con tanta osservazione. Quindi io vi ringrazio Presidente, noi ci siamo e penso che se c'è la possibilità ci saremo anche nei prossimi anni in tutti i momenti che riteniamo e ritenete opportuni. Grazie. Grazie. Grazie delle belle parole dei due partner. Io credo che la garanzia più assoluta in un investimento pubblicitario è se chi lo fa non è appassionato di calcio, in questo caso, perché vuol dire che le scelte vengono fatte sulla base di valutazioni, comunicazione mediatica, di ritorni, che sono fondamentali, perché ribadisco sempre, troppo sovente le scelte vengono fatte dal travolgimento della passione, però quando si fa business si devono fare valutazioni che hanno dei riscontri di carattere di generazione di valore, però che devono avere un impatto che tralascia un pochettino quello che è l'emozione, la passione, perché alcune cose per passione si possono fare a livello di hobby, altre devono essere fatte con razionalità, con scelte mirate. Quindi questa è la maggior garanzia che lei porta verso la sua azienda e la più grande soddisfazione che può ricevere chi attraverso questo media vuole dare aiuto, vuole dare esposizione mediatica. È chiaro che più ci sono opportunità legate a calciatori che si affermano, risultati che arrivano, è chiaro che più c'è esposizione, perché le fotografie del calciatore al pantalone o alla maglietta, è chiaro che quando vedi il viso di un calciatore vedi sicuramente il brand che è molto vicino al viso. È chiaro che la fortuna che reciprocamente ci possiamo scambiare passa attraverso la realizzazione di obiettivi e di risultati che la società si dà in termini sportivi, ma non solo sportivi, e quanto poi in sintesi riesce a realizzare. Noi stiamo lavorando per far sì che tutti questi obiettivi vengano realizzati a livello societario, a livello di infrastrutture, a livello di società, ma a livello anche di squadre giovanili, perché noi oggi abbiamo la squadra Primavera che sta conducendo la classifica del suo campionato, abbiamo l'Under 17 che sta facendo risultati importanti, abbiamo un settore giovanile che dopo 5-6 anni di lavoro sta cominciando a rappresentare un riferimento importante. Come sapete, da fine gennaio, primi febbraio, metà febbraio partiranno i lavori sul centro sportivo, e lì avremo un altro riferimento importante che creerà valore per le compagini sportive, ma creerà valore di club, perché nel nostro centro sportivo ci sarà a disposizione per i nostri sponsor tante opportunità da poter vendere a vostra volta ai vostri clienti, e si creeranno sinergie ancora più strette tra quello che rappresenta la società di calcio, quello che rappresenta la nostra casa, che sarà la nostra sede, che sarà il nostro terreno d'allenamento, e quello che sarà l'esposizione che gli sponsor potranno trovare in quel territorio. Quindi il futuro
è un futuro che potrà essere importante, starà a noi non perdere tempo, starà a noi fare tutto quello che serve per migliorarci e starà a noi insieme essere collaborativi, cercare le soluzioni dei problemi che si presenteranno. Grazie ancora. Grazie, ci sono domande. Massimo Corsini, punto. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo sapere intanto da quanto tempo SEAC opera in provincia di Pisa, in termini di anni o mesi, quello che è, e poi il presidente Corrado parlava ora del centro sportivo, se avete preso in considerazione l'ipotesi che SEAC possa essere importante anche nella costruzione del centro sportivo per l'efficientamento energetico. Passo da quest'ultima sicuramente, perché è talmente attuale il tema che appena noi partiremo ragioneremo proprio su quelle che sono le strutture energetiche che possano consentire alla società di trarre il massimo vantaggio, i massimi risparmi, quindi tutte le tecnologie che ci saranno. Abbiamo dei consulenti che stanno lavorando su questo e chiaramente i nostri sponsor sono i primi a essere interpellati, no? Da quanto tempo siete sul territorio? Allora, noi sul territorio della Toscana siamo solo passiamo. Siamo principalmente operativi in maniera, diciamo, importante a partire dal 2019. Abbiamo oggi una sede che è a Ponzacco, quindi a pochi minuti da qui, ma da Ponzacco andiamo a gestire tutto il business sia nella regione toscana ma anche quello dell'Emilia-Romagna, con una rete di collaboratori che ci danno la possibilità di chiudere delle trattative commerciali importanti sia per i privati ma anche per diciamo, le piccole e medie imprese, dove il nostro lavoro principale, come diceva il collega, è quello di creare efficienza energetica, risparmio energetico sia a casa del cittadino ma anche della piccola e media impresa, quindi interventi che possono passare dall'impianto fotovoltaico a un sistema di climatizzazione a risparmio energetico, un impianto solare termico per l'acqua calda. Con una rete di agenti commerciali ma anche di installatori riusciamo da Ponzacco a gestire un'importante attività di milioni e milioni di euro sia sulla regione toscana ma anche su quella dell'Emilia Romagna, con partnership importanti a livello nazionale con brand importanti anche del nostro settore che oggi come oggi stanno facendo fare la differenza. Grazie. Andrea Chiavacci, TVN. Allo sponsor, però al presidente chiedo quanto la durata fino alla fine dell'anno e se ci sono, in parte avete già risposto, se ci sono anche altre possibilità di collaborazione, ma mi sembra insomma sì, l'abbiamo detto, è chiaro che tutto quello che coinvolgerà l'efficienza energetica, che è uno dei temi che è sul tavolo di tutte le aziende del mondo, coinvolgerà chiaramente il nostro partner, perché credo che il partner è il primo ad aver diritto a cercare di trovare con l'azienda le soluzioni per trovare i rimedi a una situazione che speriamo migliori, perché credo che il problema dell'energia abbia creato veramente tanti problemi a tutte le aziende di produzione e non solo, perché alle famiglie italiane. Sappiamo quello che rappresentano le bollette nel bilancio mensile. Anche Michele Bufalino, una domanda. Relativa appunto agli sponsor, no? Avevo letto anche il bilancio e vedevo che a fine insomma novembre avevate quasi raggiunto i 2 milioni, ora ci dice che li aveva superati. Sì. Ha raddoppiato i dati dell'anno precedente, così come sono raddoppiati quelli dei diritti TV, vedo, e poi anche la biglietteria che è passata insomma dal post-Covid a superare il vostro migliore dato, sì, che era di 1,5 milioni, 1,4 milioni, invece ora siamo quasi sui 2 milioni anche lì, insomma, su questi tre dati. No, i dati commerciali sono sicuramente belli, purtroppo siamo costretti da dei limiti oggettivi, no? Che sono il numero delle presenze sugli stadi, la capienza del nostro stadio, che è anche mal distribuita, perché se noi avessimo 2, 3, 4 mila persone in più in alcuni settori, oltre a quello che oggi non è più accettabile vedere partite come abbiamo visto
la penultima sotto la pioggia, cioè voglio dire, a parte che attutisce anche il calore del tifo, no? Perché chiaramente avere uno stadio coperto non limita il supporto che il tifo può esprimere, anche se poi noi abbiamo tifosi incommiabili che anche sotto la pioggia riescono a fare i fumogeni, quindi come fanno a accendere i fumogeni sotto l'acqua è una reazione chimica che io, non essendo ingegnere, non riesco, però ben vengano queste situazioni. È chiaro che dobbiamo crescere come infrastrutture, infatti il nostro, ribadisco, quando Alex mi dice che si preoccupa di più quando c'è un rallentamento sul programma del centro sportivo di perdere una partita, perché la partita la possiamo recuperare, se perdiamo dei mesi di là si fa fatica a recuperare, dice realtà, perché comunque non dimentichiamoci che la squadra è un prodotto di un apparato che è la società. Se la società cresce bene, la squadra non può che crescere bene, perché il prodotto è figlio della società. Quindi i presupposti sono sicuramente, abbiamo creato valore, quindi abbiamo le opportunità per crearne ulteriore, però per crearne ulteriore dobbiamo magari inventarci anche più cose senza danneggiare nessuno, perché io vedo che tante società creano durante l'anno, cambiano le maglie, aggiungono colori, però togli qualcosa a quelli che hanno creduto in te. Noi questo non lo faremo mai, chi crede in noi va fino al termine della stagione e noi supportiamo alla stessa maniera, non ci inventiamo il riscaldamento diverso che copre quello vecchio, perché altrimenti prende in giro qualcuno. Noi non vogliamo prendere in giro nessuno, i nostri partner sono nostri partner davvero con la P maiuscola, non sono nostri investitori, sono partner, loro contribuiscono alla loro azienda attraverso il nostro media, noi siamo un veicolo su cui facciamo salire chi vuole fare un viaggio e noi speriamo di fare il viaggio più comodo possibile e portarlo nelle migliori mete del mondo, che poi sono i risultati, insomma. Giovanni Manetti. Buongiorno a tutti, una curiosità, visto che ha appena detto un veicolo sul quale fare i viaggi, ho capito perfettamente che sulle maglie allo stadio non c'è più spazio, però mi sembra di ricordare che quando fu presentato il pullman, lei disse che sul pullman potevano esserci... C'è ancora qualche spazio, ecco. C'è qualche spazio o da poter recuperare. O è rimasto Cetila per un accordo particolare? No, Cetila deve avere quello spazio, però mentre sulle maglie ci sono delle regolamentazioni che arrivano dalla federazione e dalla Lega, sul pullman le regole le diamo noi, non dobbiamo neanche esagerare, perché più ammassi i numeri di brand e più abbassi il tono della visibilità, perché le RD. Quindi dobbiamo cercare di mediare queste cose, qualcosa si può ancora recuperare da lì, sì. Ma poi stiamo inventandoci, studiando soluzioni anche nelle fasi di allenamento. Avete visto l'altro giorno, c'erano 3.000 persone all'allenamento, per cui voglio dire, è chiaro che dobbiamo cercare di far tutto, ma non per raccogliere denaro, per creare opportunità per chi ha creato già con noi una simbiosi, ecco.